No, e adesso che faccio? Sammy, ma che succede? Mi sono dimenticato di comprare il materiale per la scuola, come farò domani? Oh, potremmo crearlo noi stessi! Giusto! Siu, sei un genio, ho già tantissime idee! Andiamo! Aspettami, ehi! Dai, sbrigati, cominciamo! E su cosa dovrei disegnare? Il tavolo andrà benissimo! Aspetta, 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 andiamo con ordine, con cosa cominciamo? Beh, pensavo di fare tutto in una volta sola! Mi sembra giusto! Cominciamo con lo zaino, allora! È l'oggetto più grande di cui avrai bisogno! Anche perché so esattamente quale personaggio dovremmo disegnare! Interessante! Ehi, spostati! Devo rimanere concentrata! Intanto potresti provare a indovinare chi sto disegnando? Hai qualche idea? Allora? Oh, è My Melody! Sì, aspetta, voglio aggiungere qualcosa! Adesso è molto meglio! E il nostro progetto è pronto, adesso coloriamolo! Sammy? Ma dove sarà finito? Ah, che cosa c'è di meglio di una bella passeggiata nei boschi? Guarda che colore fantastico e che buon profumo! Quello di cui avevo bisogno! Cade! Oddio, ma che succede? Sammy, beh, immagino che dovrò ringraziarti. Questo giallo sarà perfetto per il fiocco. Potresti portarmi degli altri colori? Li ho proprio qui, Siu. Ecco a te. Fantastico. Sono due. Credo che sceglierò questo. Sì, mi sembra già molto meglio. E userò un tono un po' diverso per colorarlo, invece. Spostati, per favore, vorrei apportare qualche modifica, se non ti spiace. Almeno ora può vedere. Direi che può quasi vedere. Comunque, ottima idea, Sammy. Ecco un bel sorriso. Ho trovato il rosa perfetto per il contorno. Davvero, fa vedere. Sì, mi piace davvero. Credo non esista al mondo un esperto di rosa più bravo di te, Sammy. Ops, credo che questo pennarello sia senza inchiostri. Davvero, non pensavo potesse succedere. Mi è venuta un'idea. Ma che stai facendo? Smettila subito! Ah, mi fai solletica! La prossima volta avvisami prima, sai? Meglio dare un'occhiata a quello che abbiamo qui. Ottimo, dobbiamo soltanto colorare queste due strisce. E credo proprio che abbiamo finito. Che ne pensi, Sammy? Probabilmente dovremmo renderlo più resistente. Oh! Ehi, nostro adesivo, aspettami! Grazie per l'aiuto! Ehi, questo zaino è decisamente a prova di Sammy adesso. Non vedo l'ora di mettere insieme tutti questi pezzi. Ah, non stai dimenticando il retro dello zaino? Oh, scusami! Adesso abbiamo tutte le parti che ci servono e la fase di montaggio è molto semplice. Ottimo, allora farò la mia pausa spuntino. Buona fortuna! Forse troverai anche qualcosa da mettere nello zaino. Spuntino, spuntino! Oh, delle patatine! Adoro le patatine! Ehi, ma è vuoto! Le ho già mangiate tutte, che peccato! Ma magari laggiù c'è qualcos'altro. Marmellata di mele, oh, la mia preferita! Forza, forza, apriti! Va bene, tanto non la volevo nemmeno! Un intero barattolo di zucchero filato, sì! Aspetta un minuto, ma questo non è zucchero filato, è la cosa più disgustosa che abbia mai mangiato! Sammy, almeno adesso tutti sappiamo che non dovremmo mangiare l'ovatta! E voilà, sigillato! Che ne dite, amici? A me piace! Credo di aver perso le forze per la fame! Oh, povero! Oh, grazie! Questo dovrebbe andare qui!
e un paio di spallacci. Susy, non dimenticare la cerniera, tutti gli zaini ne hanno una. Giusto, ecco qui. Guarda questo adorabile zainetto morbidoso che abbiamo fatto. Non lo guarderò, lo testerò subito. E indovina un po', ho bisogno di un bel po' di cancelleria. Ogni tuo desiderio è un ordine per me. Cosa davvero è? Iniziamo con gli strumenti di scrittura, faremo subito una matita. Sarà facile cancellare il suo tratto nel caso tu faccia un errore. Aspetta un attimo, voglio assicurarmi che stia facendo tutto per bene. Beh sì, lo sapevo. Hai dimenticato il tema della mia cancelleria. Così va molto meglio, puoi procedere. Grazie per averci pensato e adesso scegli un colore. Mi piace quello giallo. Il naso di My Melody allora sarà giallo. E i suoi bellissimi occhi saranno neri. Aspetta, hai detto nero? Ecco, pensavo ti avrei potuto aiutare. Sammy, sai che sono sempre felice quando mi aiuti. È solo che questa fase è molto importante. Davvero? Ma certo! Va bene, allora, MCU, mi piacerebbe fare un giro fuori col nuovo zainetto, se non ti spiace. Aspetta, prima di farlo passami lo scotch, per favore. Lo farei pure, ma non riesco ad uscire. Non è divertente perché finisco sempre così. Forse gli slime e il nastro non vanno d'accordo. Quantomeno sono abbastanza brava col nastro adesivo, vedi? Dobbiamo solo dare la forma giusta alla nostra matita adesso. Non vedo l'ora di dargli un'occhiata più da vicino. Oh, amici, finalmente posso vedervi! In realtà posso vedere un sacco di cose. Siu, per caso abbiamo bisogno di qualcos'altro? Certo! Potremmo usare un pennarello nero per quella punta, eh? In qualche modo la matita sembrerà vera. Hai ragione, Sammy. Ecco qui. Bene, dottore, siamo pronti per l'intervento. Infermiera, mi porti delle pinzette. Ecco a lei. È un po' di ovatta. Certo. Molto bene, cominciamo. Ora questo va qui. Molto bene. Aspetta un attimo. Ah, l'intervento è riuscito senza complicazioni, ora tocca a te. Mi faccia vedere. Ottima cucitura, dottor Sam. Concludo con l'ultimo passaggio e siamo a posto. Sono sempre contento di aiutare una collega. Potremmo mettere un fiore proprio qui. Perfetto, matita morbida check. Oh, è così piacevole al tatto. Ecco a te, Sammy. Grazie, manca solo un blocco per appunti e ho tutto. Dovremmo ripartire con uno schizzo del progetto. Stavolta lascia fare a me. Ah, ecco fatto, adesso tocca a te, Susy. Wow, non sapevo che fossi esperto di quaderni e block notice. Ora cominciamo a colorare, amici. Qualcosa per renderlo più carino. Bello, mettiamolo da parte per adesso. Prima devo fare qualche ritaglio. Amici, fate sempre molta attenzione quando usate le forbici. Tutto questo lavoro mi ha un po' stancato, sì, ho bisogno di riposarmi. Questo posto mi sembra perfetto. Ecco la nostra creazione. Bella, vero? Ma non abbiamo ancora finito. Dovremmo rendere il block notice morbido come abbiamo fatto con il resto. Oh! Ehi, in questa casa non è possibile riposare in santa pace, vero? Scusa, Sammy, non ti avevo visto. Però è stato divertente. Molto bene, ora abbiamo davvero finito. Eccola qui, la decorazione di Sammy. La mettiamo proprio qui. Perfetto. Caspita, Sio, è fantastico! Grazie mille! Amici, diamo un'occhiata a tutto il materiale!
Ah, mi piacciono davvero tanto i nostri lavoretti. Hai preso ciò di cui hai bisogno? Sì, e mi sono divertito tantissimo a realizzare tutto. Amici, se anche voi vi siete divertiti, dateci un sacco di mi piace. Grazie per essere stati con noi oggi. Cliccate sull'icona della campanella e iscrivetevi. Ciao! Sammy, ma che è successo qui? È passato un uragano! Ho fatto un bigliettino per te! Oh, grazie, che carino, però! Lo sai cosa mi farebbe ancora più contenta? Vederti mettere tutto a posto! Ah, scusa, Sue, ma non credo di poterlo fare! Ho un milione di matite e pennarelli qui e non so dove metterli! Insomma, non posso lasciarli qui sul tavolo? Certo che no, bisogna rimettere tutto in ordine! Ma Susie! Ah, va bene, ok. So io come farti contento e farti rimettere tutto a posto. Ciao ragazzi! Oggi impareremo tutti insieme a tenere le cose in ordine con un... meraviglioso gigantesco portaoggetti per mettere tutto, persino tutti i pennarelli! Stavo per dirlo io, Sammy. Abbiamo già incollato della carta colorata sul cartoncino. Fate così anche voi! Questa sarà la base del nostro portaoggetti. Incolleremo qui sopra tutte le altre sezioni. Ci servirà la nostra pistola a caldo fidatissima, ma attenti quando la usate. La colla è caldissima, attenti a non scottarvi le dita. Pensavo che avremmo fatto la base tutta blu. No, Sammy, ho deciso che la coloreremo di arancione. Tanto sarà nascosta da tutte le altre, sarà divertente. Ah, ho capito, approvo. Anche la seconda parte sarà bicolore. Applichiamo con cura un po' di colla. Poi incolliamola al suo posto con molta attenzione. Sì, ho trovato degli altri pezzi, ma sono identici ai precedenti. Per caso ti sei sbagliata? No, no, Sammy, è tutto calcolato. Questi sono un po' più lunghi, così si adatteranno all'altezza, vedi? Ecco qui. Ottimo. E guarda, non sembra un po' una scala? Una scala verso il cielo, è altissima! Ben detto, mio piccolo amico. Ragazzi, sapete che colore useremo adesso? Tadan! Il giallo! Vedete? Questo muro smussato secondo me aggiungerà qualcosa in più al nostro lavoro. E un po' di magia adesso ci vuole. Eccoci! Adesso incolliamo un pezzo in questo modo. Mi raccomando, lasciate un po' di spazio, va bene? Qui ne mettiamo un altro! Ho capito che stiamo facendo, sono scaffali, ci metterò tutti i miei giornaletti! In un certo senso sì, Sammy. Non scordarti che stiamo facendo un portaoggetti, però. Ah, è vero, capisco. Però che bella sarebbe una libreria come questa con tutti questi colori! Mi passi altri pezzetti, Sammy? Oh! Eccoli qui! Grazie! Mi sei di grande aiuto e ti prometto che rifletterò sul tuo suggerimento. Ragazzi, mettete tanti like se volete vederci costruire una bella libreria! Ma guarda che strano binocolo! Anzi, trinocolo! Ma non conosco nessuno con tre occhi! Al massimo Peter il ragno, che di occhi ne ha quattro paia! Ah, ecco dov'erano! Li ho cercati ovunque! Certo che Sammy ne ha di immaginazione! Ecco perché lavoriamo così bene insieme! Io sono la mente e tu il braccio! Diciamo pure così, sì! Adesso prendiamo un pezzo un po' più alto di questi cilindri, o del trinocolo, come lo ha chiamato Sammy, e lo mettiamo qui al centro dello spazio ancora libero. Abbiamo fatto la parete, adesso serve il soffitto, voilà! Mano al righello, dobbiamo trovare il centro esatto, eccolo qui, 9 cm e mezzo. Fatto questo, dividiamo la sezione a metà usando questo pezzo, così. Ho capito! Questo è il pezzo che va sopra, posso? Ma certo! Però attento a come lo orienti! Il blu va davanti, va bene? Certo! Non serve che me lo ricordi, so cosa faccio! Ecco fatto, hai visto? Molto bene! Adesso facciamo la parte più complicata! Complicata? No, grazie! Chiamami se hai bisogno! Contaci, Sammy! Prendiamo questo pezzo rosa e tracciamo una riga per segnarne l'altezza! Adesso incolliamo questo scaffale al posto giusto! Usiamo questo come sostegno finché la colla fa presa. Che lavoro delicato! Meno male che ci sei tu a spiegarci come fare. Oh, e questo è niente, Sammy. Dobbiamo ancora incollare un altro scaffale qui. Così. Sì, secondo me dobbiamo rinforzarli un po'. Sembrano traballanti. Hai ragione, sai. Ecco a cosa serve questo pezzo, lo ricordi? Lo metteremo qui.
E qui, come sostegno temporaneo, useremo il righello. È proprio delle dimensioni giuste. Fate largo, arrivo io a mettere l'altra parete. Opla! Sì, l'ho fatto! Lasciamo per un attimo gli scaffali e passiamo alla parte più insolita. Adesso costruiremo una parte mobile che potremo aprire e chiudere come un cassettino. Belli cassetti, ci posso mettere dentro i dolci. Ma Sammy, i dolcetti non c'entrano niente col portaoggetti. Mi sa che hai ragione, però tanto lavoro mi ha fatto venire fame, sai? Ti capisco, ma devi avere un po' di pazienza. Presto avremo finito e vedrai come sarai contento. Tracciamo una linea con la parte smussata del taglierino. Fate attenzione con gli oggetti affilati. Visto? In questo modo tutta la sezione si muoverà. E adesso possiamo metterla... Sammy, ma che stai facendo qui? Stavo solo controllando se gli scaffali si reggono e posso assicurarti che sono perfettamente saldi. Molto bene. Niente sfugge al tuo occhio. Ragazzi, vedete che abbiamo fatto? E guardate, funziona! Sio, come facevi a sapere che voglio imparare il tip-tap? Questa piattaforma sarà perfetta per esercitarmi! Non posso distrarmi un attimo che hai già inventato un nuovo modo di usare un semplice ripiano. Ops, come non detto! Qui ho sistemato del nastro adesivo, così la carta si piegherà come vogliamo senza spezzarsi. Vai al tuo posto? Perfetto! Guarda, Sio, sono su una carrozza, senza cavalli però! Oggi la tua immaginazione è scatenata, Sammy! Avete visto, ragazzi? È facile costruire uno scaffale come questo. Si prendono le quattro parti, le si incollano insieme e abbiamo in un batter d'occhio un carinissimo cassetto tutto rosa. Vi piace questo colore, ragazzi? Allora dateci tanti like. Non vedo l'ora di vedere tutto riempito di oggetti. Un pizzico di magia? Sì, ha funzionato! Adesso dobbiamo chiuderlo qui dietro, altrimenti le matite cadranno giù. No, questo non deve succedere. Immagina stare sempre lì a rimettere tutto a posto ancora e ancora. Wow, ragazzi, guardate che bello! E soprattutto molto utile, già lo adoro! Sì, ma questi cassetti li lasceremo vuoti? Ah, ecco, a proposito, meno male che me l'hai detto. Il blu va col blu. Whoosh! E adesso sotto con il secondo cassetto. Fammi indovinare, il giallo va col giallo? Non è così semplice, stai a vedere. Ta-da! Ok, ragazzi, il portaoggetti è pronto, ma c'è ancora qualcosina che dobbiamo fare. Sì, o aggiungiamo questa lavagnetta di sughero, mi serve per i foglietti. Tutto quello che ti fa contento, Sammy. Mettiti qui. Potremo attaccare i post-it e le note importanti, anche disegni e foto. Adesso decoriamo le pareti del nostro portaoggetti. Sammy, altra carta, per favore. Ecco qui, Susie. Visto che sono il maestro delle decorazioni, ho scelto il rosa. Secondo me sta benissimo col blu. Grazie, Sammy. Sono d'accordo. Aggiungiamo anche un secondo strato con questa bella fantasia. Ecco. Perché ci metti sopra delle mollette, Sue? Non capisco. Questo, Sammy, sarà l'angolo creativo. Ho già un'idea. Cominciamo da quel bel bigliettino che mi hai dato prima. Bellissimo! Possiamo mettere anche lo schema del nostro prossimo lavoro! Fantastica idea, sì! Mettiamolo qui! E guarda che altro ho trovato! Wow, grazie! Questi so già dove metterli! Qui sui cassetti! A posto! Sì, o non ti dispiace se uso anch'io un po' di magia? Ma certo che no! Bibidi bobidi, iscrivetevi! Visto che roba? Wow, è bellissimo, Sammy! Però, tutto qui? Ah, guarda un po' dall'altro lato! Oh, giusto! Wow, che meraviglia! Dopotutto non sono il maestro delle decorazioni per caso! Se abbiamo dei cassetti, però ci serviranno anche delle maniglie, giusto? Usiamo ancora un po' di magia! Ah, bellissimo, vero? Siu, guarda che bei colori! Usiamo anche questi! Questi post-it possiamo metterli qui, che ne dici? Sì, sì, perfetto! Finalmente possiamo riempire il portaoggetti. Giusto, cominciamo.
Fantastico! Richiudiamo. Qui mettiamo le graffette. Qui invece i fermacarte. Le puntine invece le mettiamo qui. Fantastico! Tutto a portata di mano e in perfetto ordine. C'è spazio per i miei pennelli? Come no, Sammy. Questo cassetto sembra fatto apposta per loro. Quest'altro invece per le matite. Qui che ci possiamo mettere? Ma certo, le forbici! E via! E tutti i miei scotch colorati? Secondo me qui staranno comodissimi. Grazie, fantastico! Qui mettiamo i quaderni e i blocchetti da disegno. Qui invece la carta colorata. Meraviglioso! Qui mettiamo i progetti dei nostri prossimi lavori. E come tocco finale, lasciamo un messaggio nascosto per Sammy. Qualcosa di semplice e simpatico. Speriamo che lo legga presto. Wow, guardiamo in ogni dettaglio questo capolavoro! Ragazzi, proverete anche voi a fare un portaoggetti come questo? Potete usare i colori che preferite! Se vi è piaciuto tanto come a noi, mettete tanti like e condividete il video con gli amici! Non dimenticate di iscrivervi al canale, ok? Ciao! A presto! La 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 la, sta venendo fuori bellissimo. La la. Oh, ciao ragazzi. Fiu, ho avuto un'ideona. Devo disegnarla subito. Presto, dammi una matita e un foglio. Certo, ma la parolina magica? Per salutare i ragazzi. Ciao a tutti. Beh sì, anche quello è importante. Ma cosa devi dire quando chiedi qualcosa? Ah già, per favore. Ecco, così va meglio. Tieni. Magari le facciamo gli occhi azzurri? La 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 la. Oh, proprio un'ottima idea. No, così non va bene. Ora mi serve una gomma. Siu, mi dai una gomma, per favore? Bravo, così va bene. Ecco a te. Ma senti, cos'è che stai disegnando? Un super robot! Vedrai poi. Sarà, speriamo bene. Robot non è riuscito, il disegno deve essere distrutto. Siu, il disegno mi è uscito proprio male. Mi dai un altro foglio, disegnerò una macchina. Sam, se vuoi disegnare almeno preparati bene tutto, così non devi chiedermi le cose ogni volta. Dai Susie, non ti arrabbiare. Vedrai, disegnerò una macchina così bella che mi chiederai di farci un giro. E ecco qui. Ups, qualcosa mi dice che Siu non sarà contenta che le ho rotto la matita. Pazienza, le chiederò di darmene un'altra. Siu, tipo, ha avuto un problema, si è rotta la matita, me ne daresti un'altra? Ne hai così tante. Ok, mi sono proprio stufata adesso. Oh, se non ci riesci da solo, ci penso io. Sai cosa, Sammy? Mi sa proprio che ti costruirò un bel portamatite. Che ne pensi?
Ecco, fai bene ad essere contento perché anche tu dovrai darti da fare. Mi aiuterai a ritagliare il cartoncino. Sì, conta su di me! Ehi ragazzi, scrivetemi nei commenti quanto sono bravo a tagliare il cartone. Ok, cominciamo dalla base per il nostro portamatite. Ci serviranno una matita bella appuntita ed un righello. Uff, è successo solo una volta! Come no, una volta? Devo elencarti tutte le altre volte? Ok, va bene, è successo varie volte, ma non vedo perché te la devi prendere tanto. Varie volte? Forse volevi dire una ventina? Ecco qui, ragazzi, abbiamo preso le misure. Sono sicuro che anche voi, ragazzi, avete lo stesso problema. Vero? Raccontateci nei commenti quanto spesso si rompono le vostre matite, così Sue non sarà più arrabbiata con me. Già, raccontatecelo, così Sam saprà che non è l'unico imbranato qui dentro. Sue, mi avevi detto che dovevo darmi da fare, ma ancora non mi hai dato da ritagliare niente. Ecco, finisco di ritagliare questi pezzetti e poi ne farai degli altri per il portamatite. Ti ricordi che devi fare attenzione col taglierino? Ma certo! Anche voi, ragazzi, ve lo ricordate? State attenti, è facile tagliarsi! Ok, mentre io faccio la base tu prendi il taglierino e ritaglia i pezzetti che ci servono, ok? No problem, guarda il maestro in azione! Sì, sì, attento, maestro! A proposito, ragazzi, fate attenzione anche con la colla a caldo. Una volta mi sono bruciata un dito. Chiedete ai grandi di aiutarvi. Fatto! Ci ho messo un attimo, visto? Bravissimo, che veloce! Adesso puoi andare in cucina e portarmi delle bacchette? Ci servono, presto! Vado subito e torno. Ora che ci penso, ho anche un po' di fame. Vuoi qualcosa? Perché no? Prima però finiamo il nostro lavoretto. Io intanto do un'occhiata a che cosa abbiamo in cucina, non si sa mai. Va bene, io intanto continuo a fare la base. Ecco qui. Sue! Ho dimenticato che dovevo fare in cucina. Sammy, eri andato a prendere le bacchette. Giusto, arrivo! Oh, Sammy, golosone! Ehi ragazzi, ma non vi state dimenticando qualcosa? Non so, tipo iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campana? Mi raccomando, fatevi aiutare con il trapano. Ma dov'è finito, Sammy? Arrivo! No! Sì, sono rotte, erano le ultime, adesso che facciamo? Oh, non ti sei fatto male, vero? Guarda com'è venuto tutto preciso. Mi sono fatto male, ma sto bene. Le bacchette però si sono rotte. Meglio, non dovremo spezzarle a mano. Comodissimo. Se non ti fa troppo male possiamo fare così più spesso. Risparmieremo tempo. Nemmeno per sogno. Piuttosto le taglio tutte. Non voglio mica cadere ogni volta. Ti prendo in parola. Da oggi sei il taglia bacchette e taglia spiedini. Sempre, se no mi agito troppo. Facciamo due volte a settimana. Affare fatto, due volte a settimana. Almeno. Perfetto. Guarda intanto come sta venendo bello tutto quanto. Sì, così. Fantastico. Bello davvero, anche se non capisco come funziona o a che cosa ci serva. Vedrai tra poco, è facilissimo. Ci serve perché c'è qualcuno che mi disturba sempre quando disegno. In questo modo, invece, avrai sempre tutto a portata di mano. Oh, bello! Mi piace avere tutto a portata di mano, ma anche chiedere tutto a te, però! Ah no, caro mio, non più! Adesso avrai tutte le tue cose nel tuo nuovo bellissimo portamatite. E non mi distrarrai più. Certo, è proprio carino, vero? Sammy, a te piacerebbe se ogni volta che stai disegnando venissi a chiederti gomme e matite? Beh, in effetti no, mica tanto! Vedi? Nemmeno a me piace essere disturbata. Adesso facciamo il cassettino per la carta. Avrò pronti anche i fogli di carta, bellissimo! Certo, vedrai che sorpresa quando ci metterai tutte le tue cose. Sarà tutto perfetto per disegnare. Allora sarà perfetto per me, perché sono un super slime artista io. Aspetta, aspetta, adesso ti mostro una cosa carinissima. Portami delle matite, ma non cadere questa volta, eh?
fare gli ordini. Adesso sistemo il cassettino per la carta con molta attenzione. Fatto! E stavolta nessuno slime ha riportato danni nella missione. Bravo Sam, bel lavoro. Ecco, guarda come potrai prendere le tue matite d'ora in poi. Bello, posso provare anch'io? Ma certo. Questo sarà il tuo nuovo tempera matite. Dobbiamo solo assemblarlo. Wow, non dovrò nemmeno temperare le matite. Sì, sei mitica. Oh, grazie, Sammy. Ah, ma manca qualcosa. Oh, Sam, ci serve un interruttore per accendere e spegnere la macchinetta. Eccotelo qui, Sue. Assembliamo il nostro tempera matite. Grazie mille, Sammy. Non c'è di che. Vedi che bravo aiutante che sono? È vero. Magari mi fai da aiutante anche con le faccende di casa e le pulizie? Alt! Pensavo di aver già lavato la mia parte di piatti questa settimana. Ok, ok. Che ne dici se condivido con te mezzo barattolo di Nutella? Ecco, adesso sì che ci siamo. Magari aggiungi un pacco di Oreo e ti aiuto a pulire anche tutta casa. Sam, ma questo è un ricatto! Va bene, va bene. Sai che ti darei una mano anche senza Nutella, Sue? Ehi, non ditele che ho già mangiato tutta la Nutella ieri! Allora, proviamo il meccanismo. Funziona! Fantastico! Adesso dobbiamo fare il rivestimento per il tempera matite. Abbiamo quasi finito! Non vedo l'ora di provarlo! Un altro po' di pazienza, finiremo presto! Ah, potrò disegnare tutto quello che voglio, un'auto, un robot! Ma certo che potrai! E anche io potrò disegnare in pace, finalmente! Un altro po' di magia qui! Bello! Sam, mi ritagli anche questo rettangolino col cartone che ha avanzato? Ah ah, ti sei ricordata che hai un maestro del taglierino qui? Fatto il primo! Grazie, velocissimo! Hai fatto anche il forellino per la matita! Ti dimentichi sempre che non ho preso per caso la mia medaglia! Oh, giusto, mi scordo sempre! Voi invece, ragazzi, non scordatevi di iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campana! Ecco gli altri pezzetti! 1, 2, 3, 4! Ben fatto! Si vede proprio la mano del maestro! Facile, facile! Vuoi che ti ritagli qualcos'altro? Ah sì! Dobbiamo fare il cassetto per la gomma! Serve altro cartoncino! Nessun problema! Guarda, impara! 1, 2, 3! Sei davvero il miglior tagliatore del mondo! Adesso, maestro, portami le gomme! Eccole qui! Tutte quelle che ho trovato! Ok, me ne bastano due! Dureranno per un bel po', a meno che qualcuno le perda! Non ho mai perso le gomme. Sam, la prendi sempre troppo sul personale. A dire il vero, mi riferivo a me stessa. Meglio così. Questa carta però non durerà a lungo. Possiamo sempre prenderne altra. Abbiamo una scatola intera. Sue, non ti sembra un po' anonimo? In effetti. Beh, possiamo decorarlo. Allora è arrivato il mio momento. Sue, chiudi gli occhi e vedrai di che cosa è capace il super slime artista. Lo so, non potrai credere ai tuoi occhi. Sono proprio curiosa. Ok, questo va qua, questo va là. Ok, perfetto, puoi aprire gli occhi, Sue. Oh, Sam, è meraviglioso. Dove hai imparato a decorare così bene? Un po' qui, un po' lì, ma più che altro da te. Guarda, vedi com'è comodo. Prendiamo una matita da qui e la temperiamo qui, se ha la punta rotta. Comodo davvero. Adesso non mi resta che insegnargli a disegnare quello che voglio. Sam! E tu allora che cosa farai? Sono solo stanco di fare le cose. Mi serve un bel sonnellino. Un'oretta basterà. Altrimenti potrei inciampare su qualcosa ancora di nuovo. Va bene. Allora è il momento di dire ciao ai nostri amici. Ciao ciao ragazzi, mettete un bel like e iscrivetevi al nostro canale. Riposatevi anche voi e non dimenticate di mettere click sulla campanella. Ciao ciao! Ok, adesso mi servono le forbici per aprire questa confezione. Mi
Mi sembra di averle messe qui, ma che strano. No, dai, ho tanta fame. Ok, l'aprirò senza usare le forbici. Oh! Sam, dobbiamo fermare questa valanga. Hai visto dove lo scotch, per caso? No. Di che colore dovrebbe essere il tetto, scusa? Ah, verde, ovviamente. Che strano, pensavo che ci fosse un pennarello verde. Ah, Sam, hai preso tu tutte le graffette. È come se fossero scomparse. Qui non c'è niente. Ah. Accidenti, non si trovano proprio. Neanche qui. O qui. Oh, ma perché tutte le nostre cose non sono dove dovrebbero essere, Sammy? Forse perché sono cattive? O forse perché non hanno una casa? Ciao ragazzi! Oggi costruiremo una casa per tutte le nostre matite, penne, graffette, post-it e quaderni. Così non si perderanno e sapremo dove trovarle. Quindi, useremo diversi pezzi di cartone di diverse dimensioni. Insieme a Sam abbiamo dipinto tutti i pezzi in cartone, guardate! Il pezzo grande è per la base e quelli più piccoli per le pareti. Siu, perché hai bisogno del nastro se hai me? Inoltre non c'erano così tanti cornflakes. Sam, hai mangiato tutti i cornflakes! Non essere arrabbiata, su, ho un regalo per te! Questo era sul fondo del pacco. Oh, ma che carini, li useremo come decorazione. I muri sono pronti. Adesso possiamo cominciare con la base. Avremo bisogno di questi pezzi di cartone. Cartone, ancora! Sam, una casa non può essere fatta soltanto con due mura. Sì, hai ragione. Adesso prendiamo tutte le pareti e le incolleremo in questo modo. Siu, sembra un trono! Per me è il re di tutti gli slime! No, maestà, questa è la base per la nostra casa. E adesso abbiamo bisogno di... Fammi indovinare, di cartone? Sì, Sam, ci serve per la parte centrale. Presto inseriremo anche i cassetti. Qui è semplice. Applichiamo la colla e colleghiamo il pezzo alla base. E io che dovrei fare? Forse tagliare? Esatto, Sammy. Trova il pezzo con tre quadrati e ritagliali. Ci metto un secondo. No, Sammy, sei stato bravissimo! Siu, penso che un altro scaffale sarebbe perfetto qui. Hai ragione, ne faremo una sezione per i notebook. Anche se Sam si lamenta sempre del cartone, è bravissimo a tagliarlo. Adesso puoi archiviare tutti i notebook e taccuini. Adesso passiamo al coperchio trasformabile. Innanzitutto incolliamo delle strisce come questa. Ciò contribuirà a rendere flessibile il nostro coperchio. Lo vedrete tra un attimo. Poi con la parte meno tagliente del taglierino, tracciamo una linea lungo questa parte per facilitare la piegatura. State attenti con il taglierino, ragazzi! Qui il compito di incollare è un po' più semplice perché usiamo la colla normale e non quella a caldo. Ma comunque fate piano e lentamente per evitare di fare casino. Ecco fatto, ho realizzato la parte inferiore del coperchio! Grazie, Sammy! Qui dobbiamo incollarlo sotto l'altra striscia. Altri due pezzi vanno proprio qui. Pieghiamo il pezzo di cartone e lo fissiamo qui, terrà il coperchio. E adesso dobbiamo soltanto attaccare il coperchio stesso. Per la parte successiva avremo bisogno di questi graziosi blocchi con il velcro. Aiuteranno il coperchio ad aprirsi e chiudersi facilmente. Sapevi, Susie, che il velcro è stato ispirato da una semplice bardana? Oh, ma quante cose sai, Sammy! È davvero interessante! Sono incredibile, lo so, un sacco di fatti interessanti! Un sacco, eh? Beh, ho trovato quei fogli colorati nei cornflakes! Oh sì, li useremo presto, Sammy! Adesso ti assegno un compito! Sì, sono pronto! Attacca quei fogli colorati a queste parti di cartone! Torno subito! Nel frattempo attaccherò queste parti fatte di sughero. Non abbiamo mai usato questo materiale prima. Il maestro Sam ha completato la missione. Bravissimo, adesso è luminosa e allegra. Siu, che tipo di boccato vuoi asciugare con queste mollette, gli abiti della bambola? No, Sammy,
Queste mollette possono essere utilizzate per tenere degli oggetti, come ad esempio dei post-it con i promemoria. Non c'è bisogno di ricordarmi niente, perché io sono super concentrato! Allora perché ti sei dimenticato dov'era il tuo pennarello verde? Io non dimentico mai le cose! Il mio pennarello non aveva una casa, quindi stava soltanto vagando. Sì, ma adesso tutto questo cambierà. Sam, sbrigati e porta i tuoi pennarelli. Sì, ho deciso che anche le mie penne hanno bisogno di una casa. Ok. Adesso le penne e i pennarelli saranno a loro agio. E li troveremo facilmente. Perfetto! Faremo anche una specie di barriera. Così, pennarelli e penne non rotoleranno da nessuna parte. In questo modo saranno belli da vedere e sempre al sicuro. Ecco qui! Apriamo il coperchio! E Sam, guarda, c'è abbastanza spazio non soltanto per penne e pennarelli! La prossima volta non avrei bisogno di cercare le forbici e niente farina d'avena per colazione! Ok, adesso metto questo e poi... Yuhuu! Sammy, che stai facendo? Wow! Prenderò parte a una competizione di salto a ostacoli! Sam, solo i cavalli possono prendere parte a tali eventi. Sono un maestro travestito! Faremo un grande scaffale in modo da poter mettere tutti i nastri colorati. E adesso facciamo le porte per le pareti laterali. Basta applicare la colla in questo modo e attaccare una striscia di carta. Attacchiamo poi la porta al muro e facciamo lo stesso con la seconda. Oh cavolo, mi ero completamente dimenticata delle maniglie! Già fatto, Sam, lo slime è sempre pronto! Oh, sei fantastico, Sammy! Eccoci qui! Per favore, portami un altro scaffale, intanto attacco questo. Lo attacchiamo alla porta, così. Ma perché abbiamo bisogno di questi scaffali? Come ti ho già detto, li useremo per conservare il nastro. Vedi? Eccezionale! E l'altro scompartimento è per la colla. Adesso tutta la colla sarà in un unico posto. Ragazzi, sbrigatevi e colpite il pulsante delle notifiche così non perderete i nuovi video. E qui abbiamo delle note adesive. Possiamo usarle per disegnare o scriverci. Qui avremo bisogno di un altro bel foglio colorato. Così la nostra casa diventerà ancora più bella. E funzionale! Grande idea! Possiamo allegare un'immagine alla molletta. E perché fermarsi se possiamo continuare? Questa è una strana carta trasparente, Sue. Sam, non è carta, è una protezione per carta. La useremo per scriverci con i pennarelli. Ragazzi, dateci un pollice in su se non sapevate che poteva essere usato in questo modo. Adesso cominceremo a creare uno scaffale pieghevole per diversi tipi di carta. Qui ho fatto dei segni sul cartone a un centimetro di distanza. È molto importante disegnare delle linee rette. Dovresti anche usare il lato meno tagliente del coltello. State attenti, non abbiate fretta. Sembri un chirurgo! Beh, bisogna essere precisi! E adesso pieghiamo il foglio come una fisarmonica. Dobbiamo piegare due fogli in questo modo. E poi usiamo la colla per attaccarli. Serviranno come le pareti del nostro scaffale pieghevole. Avremo bisogno di altre due fisarmoniche. Sì, guarda, ho fatto un arcobaleno! Ragazzi, dateci un pollice in su se anche a voi piacciono gli arcobaleni! No, Sam, gli arcobaleni appaiono soltanto quando il sole si infrange sulle gocce di pioggia. Ma incolleremo questi fogli alle nostre fisarmoniche. In questo modo, vedete? Comunque sia, Sam ha ragione. Alla fine avremo uno scaffale arcobaleno. Finalmente il nostro scaffale pieghevole è pronto! Inseriamo la fisarmonica. Ah, che meravigliosa cartellina luminosa che abbiamo ottenuto! Adesso dobbiamo soltanto inserire il coperchio, in modo che niente cada dalla cartellina.
Come avrete notato, usiamo la colla normale e non quella a caldo. Non è una buona idea usare la colla a caldo su carta o cartone sottile. Quindi, un paio di dettagli. Fatto! Che c'è, Sammy? Potresti portare un pennarello, così faccio un po' di magia. Va bene. Sam, ma perché hai... Oh, ma che figo! Adesso possiamo pianificare tutta la settimana. Ti piacciono un sacco i foglietti adesivi. Che te lo fa pensare? Ed ecco qui una bella casa per tutta la cancelleria. È davvero fantastica! Sì, ci sono anche dei cassetti spaziosi. Inoltre c'è un posto molto speciale per gli adesivi e altre cose divertenti. Qui possiamo sempre trovare del nastro e della colla. Adesso tutti i pennarelli e le penne hanno una casa e non si perderanno più, evviva! Ragazzi, date un pollice in su se vi piace questo organizer e provate a farlo da soli. Buona fortuna, ragazzi! Iscrivetevi al nostro canale per altri video stimolanti. Ciao ciao! Mi hai fatto prendere un colpo, che cos'è? È un invito dal mio amico del Tibidaba, compie 100 anni e mi ha invitato alla sua festa! 100 anni, wow! Che potremmo regalargli per un evento simile? Tranquillo, già ho avuto un'idea! Il Tibidaba è molto lontano e il mio amico adora i disegni! Quindi ho deciso di disegnare qualcosa per lui durante il viaggio. Ah, quante matite non entreranno mai nel mio astuccio, che ci faccio? Sammy, tranquillo, vieni qui. Ho la soluzione adatta a te. Possiamo creare tranquillamente un astuccio da viaggio fai da te con tutte le comodità. Ah, che bello, Sue, arrivo. Ciao ragazzi, oggi aiuteremo Sammy a portarsi in viaggio tutto il necessario per disegnare. Cartoncino, Sue, faremo un altro dei nostri portaoggetti? Esatto, Sammy, ma questo sarà molto particolare. Anzitutto deve essere leggero e comodo e gli daremo questa forma. Ragazzi, sul nostro canale abbiamo fatto tanti portaoggetti, ci sono i video. Oh, wow, quante schiuma! Eh sì, vogliamo che il tuo astuccio da viaggio sia anche bello, giusto? Un po' di colla. Ricordatevi di stare sempre attenti con la colla. Grazie, Sammy. Ma adesso faccio io, portami i colori, per favore. Subito, porterò tutti i miei preferiti. Perfetto. Appoggiamo questa sagoma qui sopra e premiamo così. Fatto! Adesso un altro po' di colla da questa parte. Non risparmiate la colla, il nostro astuccio dovrà essere bello robusto. Ecco. Adesso aggiungiamo un altro foglio di schiuma, sì, tipo panino. Come avrete immaginato, ci serviranno anche questi. Eccomi, vi sono mancata. Sammy, oggi continui a spaventarmi. Ti ho portato i colori più belli che puoi immaginare, però non consumarmeli, va bene? Altrimenti non ne avrò per il mio viaggio, Susie. Stai tranquillo, promesso. Ragazzi, questa qui sarà la parte frontale dell'astuccio. Facciamola bellissima, allora.
aggiungi altri colori deve essere più... invitante, ecco. Ecco fatto! Niente male, vero? Adesso dedichiamoci alla zip. Siccome è un astuccio da viaggio, deve aprirsi e chiudersi facilmente. Zio, non vedo l'ora di mettermi in viaggio. È passato un bel po' dall'ultima volta. Mi aspetteranno tutti con ansia. Già. Fossi in te, Sammy, comincerei a fare una lista di cose da portare con te. È meglio preparare bene tutto in anticipo, non credete, ragazzi? Mettete un mi piace, se è così. Hai ragione, comincio a fare i bagagli. Ehi, ma dov'è la mia Nutella? Oh, Sammy. Ok, ragazzi, ecco la nostra zip, vedete? È circondata dalla schiuma. Dopodiché la installiamo sul nostro astuccio, così. E adesso la parte posteriore. Sempre tanta attenzione con la colla, ok? La applichiamo qui sul bordo e poi incolliamo qui. Wow, Siu! Avrò un astuccio davvero bello! Siu! Però sai quanto mi piace avere tante cose diverse, non è vero? Come no? Intanto vai a darti una pulita, golosone, se no mi sporchi tutto! Sammy lo conosco bene ed è per questo che ho preparato una piccola tasca esterna. Visto, ragazzi? Più o meno allo stesso modo, solo che qui c'è uno strato di cartoncino. Incolliamolo subito. Lo andremo a incollare proprio qui. Eccomi tutto pulito, contenta adesso. Wow! Che bello zainetto, Siu! Forse però è un po' troppo grande per me, non credi? Ti sei fatto l'idea sbagliata, Sammy. Mi porti una matita, per favore? Come sarebbe a dire sbagliata? Ah. E quello che cos'è? Stavolta useremo del cartoncino rigido e applicheremo un foro al centro di ogni rotella per poterle poi montare. Fate molta attenzione, ragazzi, soprattutto con gli oggetti taglienti. Fatevi aiutare in questa fase. Adesso pratichiamo le stesse aperture qui sulla schiuma. Ecco la matita, Susie. Ti ho portato anche un temperino, metti caso. Grazie, ma non ci servirà. La matita servirà a fare da asse per le ruote, così. Visto? Prima però finiamo di preparare tutte le rotelle e incolliamo i pezzettini colorati di schiuma su queste sfere di cartoncino da tutti e due i lati. Sì, ho fatto tutto giusto! Wow, Sammy, bravissimo! Mi leggi nel pensiero! Non ci rimane che incollare queste due rotelle e da entrambi i lati ed è fatta! Sì, c'è qualcos'altro che posso fare, vero? Perché, insomma, mi dispiace vedere che tu mi aiuti sempre ed io non ti posso nemmeno portare alla festa con me. Stai tranquillo, Sammy. Sai che sono sempre felice di mettermi a fare qualche lavoretto. Ah, ci sono! Ecco che posso fare! Che cosa, Sammy? Lo scopriremo presto, giusto? Eccoci, Susie! Guarda che cosa ho fatto! Riprendi fiato, Sammy! Bravissimo! Visto che bravo, ragazzi! Mi servivano proprio questi. Mettiamoli al loro posto così. Li ho fatti come tu hai fatto le ruote, soltanto con un paio di strati di schiuma in più. Ben fatto. Mi sa che ci resta da fare soltanto il manico dell'astuccio. Ce l'ho già, eccoti qui, stupendo manico di schiuma. La 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 la. Sammy, non intendevo. Però ci sarà utile lo stesso. Per essere da viaggio deve essere come quello di un trolley, allungabile! Ne faremo uno con due legnetti di bambù e due bastoncini di ghiaccioli. Un po' di magia e... vai! È un nuovo incantesimo, voglio farne uno anch'io! Permetti, Susie? Oh, tu, nostro lavoretto, sei sicuro? Sarai perfetto! Sammy, la tua magia funziona alla grande, vero? Forza con i mi piace, ragazzi! E continuiamo! Allora, Sammy, hai fatto i bagagli? Ti porterai un sacco di roba, vero? No, basta che ho gli occhiali da sole e il cappello. È un astuccio da viaggio, si capisce! Ah, Sammy, hai le idee chiare, vero? Come sempre. Ragazzi, vedete che abbiamo fatto qui?
Adesso dobbiamo incollarlo così. Servirà a non far cadere giù il manico. Ecco, in questo modo. Sì, splendido, funziona! Ok, abbiamo più o meno finito. Vediamo un po' com'è dentro. Wow, sì, è bellissimo! C'è un sacco di spazio, potrò metterci tutte le mie cose! Anzi, vado subito a prenderle, ho già fatto una lista! Davvero? Mi domando quanto sia lunga, oh! Beh, intanto facciamo qualche ritocchino. E... Opla, perfetto! Un altro pezzo di schiuma qui. Lo pieghiamo. E a posto! Fantastico, adesso c'è persino più spazio! Susie, ecco tutto ciò che mi serve per il viaggio. Spero di non essermi dimenticato niente, uffa! Tranquillo, Sammy, guarda qui! Wow, Sue, metteremo tutte le matite tra quei piccoli supporti! Forse. Proviamoci! Perfetto! Adesso incolliamo un'altra striscia di schiuma sopra i supporti divisori così. Ecco qui! Ottimo! Ragazzi, quando tagliate fate molta attenzione con le forbici, va bene? Tagliamo la schiuma proprio al centro di ciascuno di questi spazietti, così. Adoro lavorare con i fogli di schiuma per i nostri progetti. Trovate tanti altri video del genere sul nostro canale. È vero! L'ultimo taglio. E... voilà! Guardate quanto è facile sistemare tutte le matite adesso! E anche tirarle fuori quando servono! Aspetta, Susie, voglio riempirlo io adesso! Mi ci è voluto un attimo! Ed è bellissimo, sì! Bravissimo, Sammy! Solo pochi dettagli ed è pronto! Su! Magari acceleriamo un po'? Guardate quanta roba ci abbiamo messo dentro! Wow, Sue, è stupendo! Tutti i miei pennarelli! E c'è ancora un sacco di spazio! Su, forza, usiamolo! Esatto! Anche per i post-it, vedi? Io li uso sempre, sono così carini e super colorati! Qui possiamo metterci dell'altro! Dei firmacarte, ad esempio! Fatto! Qualche tocco finale così. Ragazzi, vi piace? Allora sotto con i like. E a proposito, Sue, sai cosa mi piace di più quando facciamo i portaoggetti? Il fatto che magari così non perdi più le cose? Ma no, mi piace scatenare la fantasia per decorare il portaoggetti in tutti i modi possibili. Vero, ragazzi? Oh, quanto la son lunga io, sì! Hai ragione, Sammy. Scatenare la fantasia è la parte migliore. Un altro tocco e via! Pronto! Quasi dimenticavo di mostrarvi che cosa ho messo in questo scomparto. Un piccolo magnete. Così puoi tenere le graffette al loro posto, ad esempio. Oh, Sue! Oggi ti sei proprio superata! Ammiriamo il nostro lavoretto ancora un po', ragazzi! So! Allora, Sammy, dici che andrà bene per il tuo viaggio? Scherzi, Susie! È assolutamente perfetto! Proprio quello che mi serviva, sì! Ora che ci penso, non ti ho chiesto quando devi partire, Sammy! Ah, beh, il suo compleanno è tra 3 giorni e... Oh no, non ho neanche prenotato i biglietti! Che cosa faccio adesso, Susie? Sta tranquillo, ci pensiamo adesso! Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video! Restate con noi, iscrivetevi al canale! Ciao, ciao! A presto, ragazzi!
Sammy, che cos'hai che non va? Zitta, Sue, possono sentirci! Ma chi? I ladri! Ah, ci sono ladri in casa nostra! Sì, stanno rubando la cosa più preziosa, le mie matite! No, oh, Sammy, allora dobbiamo nasconderle in un posto sicuro! Sai come si fa? Sì, ho un po' di esperienza, vieni con me! Ciao ragazzi! Oggi faremo un insolito portaoggetti! Sarà una cassaforte per gli strumenti di un vero artista! Sammy, metti giù le matite, dubito che il ladro sia in casa in questo momento! Hai detto ladro? Dove? Dove si trova? Sono pronto ad attaccarlo! Ah, Sammy, non ti rilasserai finché non avremo finito, vero? Hai ragione, Sue, devo distrarmi! Lascia che ti aiuti con la creazione! Oh! Ah, accidenti, le mie matite! Forse è meglio se le nascondi e poi mi aiuti? Ottima idea, torno subito! Troverò un posto sicuro! Nel frattempo incolliamo la parte di base. Ragazzi, fate attenzione con la colla, è bollente! Adesso posizioniamo la prima parete qui. Premete per bene contro la base, così. Ed ecco la seconda. Ragazzi, date un pollice in su. Vediamo quanti futuri artisti abbiamo qui. Oh, fatto! Li ho nascosti in un posto fantastico, nessuno li troverà. Bene, Sammy, ma non saranno mica nel mio guardaroba, vero? E come lo sapevi? Cavolo, devo nasconderle di nuovo! Oh, buona fortuna, Sammy! Intanto io finisco qui. Hop. Il fondo adesso è pronto, ragazzi. Adesso andremo a fare il coperchio. Sì, ho appena completato queste due parti. Oh, grazie, Sammy! Ne mancano ancora due. Mentre Sam è impegnato, io installerò quello che mi ha portato. Oh, questa combinazione è fantastica! Le pareti sono pronte, Sue! Di già! Hai fatto tutto così in fretta! Perché sono un mister veloce! Beh, ottimo lavoro! Senti, Sammy! Hai per caso pensato al disegno che sarà sul nostro astuccio? Capovolgi la scatola e guardaci! Oh, ok! Vediamo! Wow! Sammy, sei così carino qui! È un perfetto autoritratto! Ragazzi, vi è piaciuto il mio disegno? Se sì, allora dateci un pollice in su! Coperchio e scatola sono pronti! Adesso li colleghiamo! Sam ha fatto queste parti con cannucce e cartone! Adesso vi mostriamo come mettere... Le cerniere! Guardate bene, ragazzi! Solo un po' di colla! Attenti, è molto calda! E la incolliamo così. È facile come bere un bicchiere d'acqua, la seconda la incollerò io stesso. Grande, Sammy. Intanto preparo il prossimo materiale. Hop! Adesso abbiamo il numero necessario. Ah, sì, io immagino che uno si sia bloccato, aiutami! Aspetta, stai fermo. Aspetta, Sammy. Ecco, fatto. Pensavo di diventare parte integrante dell'astuccio, grazie. Beh, l'avresti decorato benissimo. Abbiamo bisogno di te qui. Ero così nervoso, vado a controllare come stanno le matite. Sammy, mi stai di nuovo lasciando sola. Non è giusto. Allora, mi concentro sul nostro progetto da sola, ragazzi. Incolliamo la maniglia, così possiamo portare l'astuccio in giro. Dobbiamo fare subito qualcosa! Immagino che dobbiamo aggiornare il sistema di sicurezza in modo che nessuno possa entrare, Sammy! Giusto, mettiamoci al lavoro! Ragazzi, nel nostro caso faremo un vero e proprio lucchetto a combinazione! E soltanto io e Sue conosceremo il codice e nessuno riuscirà ad aprirlo! Ma perché ti serve un taccuino, Sammy? Che vuoi dire? Per scrivere la password, ovviamente! Non pensi che i ladri possano rubarlo e scoprirla, scusami? Allora dovrò memorizzarla a memoria. Cavolo, non ho tanto spazio sull'hard disk. Butta via qualcosa di inutile, allora. Ciao, chi sei? Ci conosciamo? Oh, hai deciso di buttare via me dalla memoria? È così che gli slime trattano i migliori amici? Ma sì, è uno scherzo! Sì, certo. Guarda, ho preparato il bastoncino per la prossima parte.
Non è abbastanza per farti perdonare, Sammy. E che ne dici di questo? Scusa, Sue, non lo farò più. Anch'io so scherzare, sai? Non ce l'ho davvero con te. Possiamo cominciare a montare il meccanismo. Sammy, hai tutto pronto? Sì, ho preparato qualcosa, ma non penso vada bene. Adesso controlliamo. Va tutto bene, Sammy, ma questa parte ci servirà un po' più tardi. Ero così preoccupato. Sue, che cosa ne pensi? I miei pennarelli sono al sicuro? Sammy, io metterei tutto insieme. È più facile nascondere tutto nell'astuccio. È una buona idea, vado a prendere gli oggetti più importanti. Penso che Sammy sarà occupato per un po'. E noi ci occuperemo del meccanismo di chiusura, ragazzi. Guardate. Su questa parte ci sono 3 fori identici. Dobbiamo fare gli stessi nel nostro astuccio. Ma attenzione al punteruolo, ragazzi. Fatevi aiutare da qualche adulto, mi raccomando. Ecco fatto, perfetto. Sì, oh, guarda che ho trovato, fatto da quei ladri di sicuro. Cavolo, Sammy, vuol dire che non soltanto le rubano, ma le mangiano anche. Oh no, che disastro, le mie povere matite. Sammy, sono vicina alla soluzione, ma non so ancora come arrivarci. Io non ho nessuna idea, solo un sacco di preoccupazioni. Non essere triste, su. Ti comprerò tante matite nuove, ma adesso puoi aiutarmi con l'astuccio? Portami le parti per il meccanismo di inserimento del codice. Hai ragione, prima finiamo, prima nasconderò tutto nella carta da lettere. E adesso colleghiamo insieme le parti del nostro meccanismo. Solo una goccia di colla e la colleghiamo così. Sbrigati o qui i ladri mi masticheranno tutte le matite. Sto facendo il più velocemente possibile, Sammy. Non basta! Sue, che cos'è questo? Non riesco a capire. Te lo dico adesso. Vai avanti. Quando la serratura della cassaforte si gira, i ganci si infilano nei fori, vedi? Quali? Quali buchi? Questi sui tappi? Credo di cominciare a capire. Adesso chiudiamo il meccanismo in modo che nessuno scopra il suo segreto. Proviamo a chiuderlo con un codice. Va bene. Facciamolo. Non vedo l'ora di controllare, proprio così. Hop, è super sicuro. Per adesso rimettiamo tutto a posto. Prima 9 e poi 3. Ops, devo abbassare la voce. Scusate, ragazzi. Fantastico! Tutto funziona, il test ha avuto successo. E così, la combinazione è pronta, ma all'interno della scatola non sembra ancora un vero e proprio astuccio. Dobbiamo dividere tutto in sezioni, Sue. Altrimenti come faccio a cercare tutto in questo caos? Sammy, stai bene? Sei ferito? Oh, che strano sogno, tutto stava volando. Era un foglio di plastica per fare il portacarte, Sammy. Adesso ci servirà questo. Giusto, dovrò portarlo in giro. Non si sa mai quando arriva l'ispirazione. Sarà una sezione del coperchio dell'astuccio. Adesso assembliamo la parte inferiore così. Sue, se i ladri hanno mangiato la matita, allora possono mangiare anche l'astuccio, no? Ma sei proprio allarmista, Sammy. Le pareti sono fatte da 5 strati di cartone. Una maggiore cautela non fa mai male. Soprattutto considerando che ci sono dei ladri da queste parti. È impossibile discutere con te, Sammy. Beh, io sono pronto ad aiutarti. Di che tipo di aiuto hai bisogno in questo momento? Dobbiamo incollare le parti che stai tenendo sul retro della sezione. Adesso incollerò tutto molto velocemente. Guarda bene. Allora, che ne dici? Ottimo lavoro, Sammy. Questa qui la mettiamo da parte per un po' e continuiamo a lavorare con il nostro astuccio. Le varie parti continuano ad apparire all'interno da sole. Ma dietro c'è un sacco di lavoro, Sammy. Chi pensi che le abbia tagliate tutte? Se non sono io il maggiore specialista del cartone, allora sei tu, Susie? Cos'è questa voce sorpresa, Sammy? Dubiti del mio talento, forse? No, Sue, certo.
Certo che no, non ho mai dubitato di te. Mai e poi mai. Ma a volte dubito di te, Sue. Che cosa? Scherzavo. È così grande, Sue, ci vorrà tutto il tavolo. Dove dovrei disegnare adesso? Mi è venuto in mente un supporto speciale che fisserà il coperchio in posizione verticale, vedi? E allora? Così vedrai tutte le matite, Sammy. E farà risparmiare un po' di spazio. Bella mossa, Sue! Perbacco, c'è tanto spazio qui! Vediamo di renderlo ancora più bello. Fatto! Ah, è venuto così bene, Sue! Adesso mettiamo tutto a posto, è la mia parte preferita! Cominciamo coi pennarelli, wow! A Sam piace un sacco usarli quando disegna. Questi vanno qua. Sono i miei brillantini preferiti, li uso quando mi sento creativo. Ci serviranno anche questi pennelli per diversi tipi di pittura. Aspetta, Sue, hai dimenticato il mio preferito. Oh, scusa, Sammy, cercherò di essere più attenta. Di che altro abbiamo bisogno adesso? Non possiamo fare a meno dei miei colori preferiti, non vedo l'ora di creare. Si può disegnare qualcosa di straordinario anche con le matite. E per loro avremo bisogno di un temperino e una gomma. Aggiungiamone altri per avere un po' di varietà. E infine il mio tesoro, la mia più grande collezione di matite di sempre. Wow! Qui invece mettiamo un po' di carta per i futuri capolavori di Sammy. Aggiungiamo altri colori brillanti. Diamo un'occhiata al nostro astuccio, è fantastico! Abbiamo fatto un astuccio davvero figo, vero Sue? Sammy, credo di aver trovato il nostro ladro, vieni con me! Ginger, come hai potuto? Ti ho fatto uscire solo per una passeggiata e tu hai cenato con la mia scorta di colori! Finalmente abbiamo preso il ladro! Ragazzi, vi è piaciuta questa creazione? Se sì, dateci un pollice in su! Al canale, mi raccomando, dite anche ai vostri amici di noi. Ma non dategli il codice segreto dell'astuccio. Ciao ciao. Ciao ciao. Na 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 na, ta ra ta ta ta. Ta ta ra ta ta. Che succede? Sue, ma perché stai spargendo brillantini? Non è bello? Bello! E perché non mi hai chiamato? Beh, Sammy, sono secoli che non faccio un viaggio e ho tanta voglia di vedere le stelle cadenti. Aspetta, Sue, sei triste, non esserlo! E come non potrei? Non preoccuparti, Sue, ti salverò dalla tristezza! Creiamoci una galassia e mettiamoci le stelle cadenti da soli! Cosa usi più spesso? Un quaderno e l'astuccio per le matite penso che siano i miei strumenti preferiti. Perfetto, raccogliamo tutti i tuoi brillantini. Ok, pulisco il divano e il tavolo. Il pavimento invece è tuo. Se volete avere una galassia a disposizione tutta per voi, dateci un like e unitevi! Abbiamo deciso di fare un taccuino speciale con le spugne a forma di pane. Gnam gnam, spugne, upsie!
Fate attenzione, ragazzi. Non tutte le cose che sembrano cibo sono commestibili. Ah, sì, io avrei dovuto essere avvertito prima. A proposito, perché le spugne? Questo sarà un bel toast su cui spargeremo un bel po' di galassie. Sì, lo sapevi che in realtà le stelle blu sono calde e quelle rosse fredde? Nel nostro bagno l'acqua è indicata in modo diverso. Sì, Sammy, è proprio così. Perché non possono essere uguali? Oh, andiamo, Sammy. Non sarebbe poi così interessante, non credi? Non lo so. Non avere paura, è soltanto pittura. Inoltre, dato quel bastoncino sul tavolo, immagino che tu abbia mangiato un ghiacciolo oggi, giusto? Non sono stato io, è stato Micio. Va bene, va bene. Porta il bastoncino. Sì, signora. Pa, ba, pa, ba, ba. Ragazzi, ecco un trucco speciale. Meglio si mescolano i colori, più grande diventerà la vostra galassia. Vi consiglio di farlo con un movimento circolare partendo dal centro. Oh, sembra davvero una galassia! Adesso dobbiamo farla risplendere! Mettine di più! Aspetta, Sammy, ne aggiungeremo altri, ma tutto va fatto con moderazione. Abbiamo finito? Sì, ci vuole soltanto un po' per farlo solidificare. È così vecchia e brutta. Che ne dici di farne una nuova? Certo, ho già un piano. Nel frattempo il quaderno è quasi pronto. Ragazzi, guardate questa galassia scintillante che abbiamo creato. Va bene, Sammy. Abbiamo bisogno dei biscotti Oreo. Evviva! Non per mangiarli, mi servono per qualcos'altro. Che cosa? Non posso mangiare un biscotto, sto impazzendo con tutti questi divieti. Non essere triste, ti piacerà, vedrai. Non ne sono sicuro. Sammy, non giudicare prima di conoscere. Comunque, mi salverai dalla tristezza? Sì, certo. Vado a cercare altri materiali. Ne abbiamo un sacco in magazzino. Come fai a ricordarti tutto? Ho letto che per sviluppare la memoria si dovrebbe memorizzare tutto dove si trova. Mi sto esercitando. Buon per te, Sammy. Sì, posso memorizzare le cose in frigo in 10 secondi. Oh, figo! Dobbiamo rimuovere il biscotto senza rompere lo stampo. C'è ancora un po' di biscotto dentro. Hai ragione, Sammy. Ragazzi, dovreste pulire molto bene lo stampo dalle briciole, mi raccomando. Ricordate che non potete mangiare queste briciole dopo che hanno toccato la colla. Purtroppo. Il suo ordine è pronto, signorina. Molte grazie, sir. E non è tutto. Ecco! Oh, è proprio quello che mi serve. Adesso mescoliamo tutte e tre le sfere insieme. In questo modo, così. Mescolate bene, non abbiate fretta. E ora ci serve lo stampo. Eccolo qui! Spero che tu non l'abbia leccato. Certo che no, ma ho mangiato la seconda metà di quel biscotto. Con il ripieno? Sì! Sei un golosone. Ok, ragazzi. Adesso possiamo toglierlo dallo stampo. Fate molta attenzione. Ok, così. Bene. E il primo lato è finito. Oh, questo è il miglior Oreo che abbia mai visto in vita mia, anche se non è commestibile. Sammy, a proposito, anche la seconda metà della nostra gomma è quasi pronta. Voilà, grande, non è vero? Maestro Sam, l'argilla rosa. Pronta per modellarla? Grazie, mi hai letto nel pensiero. Conosco molto bene i biscotti Oreo. Nessun dubbio su questo. Sei il maestro degli Oreo. Lo sai che dovremmo cuocere quest'argilla adesso? Oh, proprio come un vero biscotto! Ragazzi, avete delle gomme a forma di cibo? Mettete un like se ne avete una. Ed è fatta!
Vogliamo provare? La 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 la. Wow! Abbiamo fatto una gomma fantastica, guardate che roba! La 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 la. Sì, ho scritto male la parola like, mi serve una gomma! Certo! Grazie, ragazzi, mettete un like ed iscrivetevi! E l'ultima creazione per oggi è un astuccio galattico per matite! Gli strumenti sono pronti! Grazie, Sammy! E cominciamo a disegnare la nostra galassia! Che ne dite se aggiungiamo un po' di magia? L'alcol denaturato aiuterà i colori a mescolarsi splendidamente tra di loro. Eccoci! Ehi, sembra bello! Ma l'odore è terribile! Non preoccuparti, Sammy. L'odore sparirà in fretta. Aggiungiamo altri colori alla galassia. Sì, la galassia è davvero così colorata? Non lo so, Sammy. Non sono mai stata nello spazio. Ma voglio credere che lo sia. Dovrei trovare l'informazione esatta. Sammy, potresti prendere la cerniera blu dalla scatola da cucito? Certo, arrivo! Il feltro dovrebbe essere a posto prima di continuare. L'ho trovata! Ottimo lavoro! Evviva! Finiremo presto! Quante cose abbiamo fatto! Sì, è vero. Applichiamo un po' di colla per attaccare questa cerniera. Ragazzi, se volete fare creazioni più insolite, dateci un pollice in su! A proposito, Sammy, l'alcol si è asciugato e non puzza più! Così veloce! Eh sì! L'alcol evapora più velocemente dell'acqua. Clic clic. Credo di aver appreso troppe informazioni oggi, altrimenti perché la mia testa è così pesante? Va bene, Sammy. Chi conosce i fatti governa il mondo. Ok, ci siamo quasi. Incolliamo anche questo lato. Conquisterò il mondo! Voglio vederlo. E a proposito, non c'è galassia senza stelle. Le stelle sono la parte più importante dell'astuccio. Sono tutte pronte! Sì, Sam, avevi ragione! E sia pratica che bella! Sempre lieto di aiutarla, signorina! Oh, sei così dolce! E se perdi l'ispirazione a causa della tristezza e non facciamo più questi oggetti incredibili? Allora è per questo che mi hai aiutato? No, no, io ho solo mischiato gli affari con il piacere! E comunque ho fame! Mi mangio un biscotto! E goditi il tuo biscotto! Ma prima saluta gli spettatori! Ci vediamo, ragazzi! Ciao, ciao!